Sbloccare i crediti che giacciono nelle aule di giustizia. E questo è il messaggio che è stato lanciato da Ischia da Lucio Di Nosse, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli, e da Vincenzo Moretta, numero uno dei commercialisti partenopei, nel corso del forum L'evoluzione dello stato di insolvenza e della crisi. Ascoltiamo ai nostri microfoni i protagonisti dell'iniziativa. Sicuramente la proposta Rodolf tende a tutelare il patrimonio economico del paese, cioè il mondo delle imprese. Quindi prima ancora che arrivino al fallimento, ed è una parola che sparirà, sicuramente tanti tentativi per evitare che la crisi d'impresa dilaghi, diventi irreversibile, quindi salvare tante imprese che oggi invece sono destinate purtroppo a sparire nelle aule dei tribunali. La legislazione deve favorire questa possibilità, deve favorire questo mutamento anche di mentalità da parte dell'imprenditore, che sia incoraggiato a cercare vie di soluzione tempestiva e precoce della sua crisi, piuttosto che attendere il momento in cui ormai la crisi è irreversibile e il fallimento è pressoché inevitabile. Ma sicuramente, io parlo da penalista e da magistrato della Procura della Repubblica, i compiti del pubblico ministero saranno rafforzati e vanno rafforzati, perché il controllo di legalità anche attraverso una fase delle indagini a tutela dei creditori, ma a tutela della collettività è fondamentale per prevenire poi gli inquinamenti all'interno dell'impresa da parte anche dell'economia illegale e dell'impresa insana. Non tutte le crisi diventano insolvenze, quindi incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni. Sicuramente tutte le insolvenze sono passate da una crisi. Quindi anticipare l'emersione della crisi vuol dire affrontare prima delle ristrutturazioni, che possono essere anche delle ristrutturazioni aziendali importanti, dolorose, ma forse è meglio tagliare i rami secchi prima di arrivare a dover tagliare la pianta. L'imprenditore oggi ha a disposizione un ventaglio di procedure che vanno tutte nel senso della possibilità di dare una risposta adeguata e tempestiva alla crisi d'impresa, nel senso di migliorare il suo rapporto con i creditori. Ma è sicuramente un fatto culturale, questo l'hanno provato altri paesi che si avvalgono appunto degli istituti di previsione dell'insolvenza. Si potrebbe fare, deve cambiare un attimo il modo di pensare non solo degli imprenditori, dei professionisti, dei tribunali. Oggi siamo qui proprio per far sì che si creino delle tavole condivise, per far sì che tra la magistratura, appunto tra il mondo imprenditoriale, tra il mondo professionale, si possa fare di tutto affinché appunto possano salvarsi veramente le imprese, cose che la riforma del 2006 purtroppo ad oggi ha fallito. Ma noi siamo attenti e vogliamo seguire un po' l'iter dell'evoluzione della riforma, perché sicuramente quello che è al centro è l'impresa, cioè salvaguardare l'impresa, specie in un territorio depresso come il nostro, dove l'indice di crescita è molto più basso rispetto alla media nazionale. Ovviamente come amministratore locale guardiamo con attenzione questo processo evolutivo, perché la salvaguardia delle imprese è comunque sicurezza sociale, mantenimento della sicurezza sul territorio. Ma è una ulteriore riforma rispetto a quella del 2006. Il tema è che in realtà è necessario che queste riforme, affinché non rimangano sostanzialmente delle regole astratte e non applicate in termini concreti, siano carpite dagli operatori, i quali si sforzino di rendere quello che è generico e generalizzato come nella norma concreto.